Il Museo delle Civiltà è un museo fatto di musei. Una superficie di circa 80.000 metri quadrati di sale espositive e depositi accoglie oltre 2 milioni di pezzi, tra opere e documenti più eterogenei. Dal 2016 il Museo delle Civiltà viene riunito in sezioni interconnesse, divise tra il Palazzo delle Scienze e il Palazzo delle Tradizioni Popolari. Percorrendo il Palazzo delle Scienze si compie un piccolo giro intorno al mondo che permette di approfondire la storia e la conoscenza di civiltà europee ed extraeuropee. Molti reperti raccontano di una società tecnologicamente avanzata e rivoluzionano la concezione di comunità preistorica. Davvero senza la scrittura non esiste la storia? Gli oggetti e i documenti conservati nel Palazzo delle Tradizioni Popolari fanno riferimento agli usi popolari italiani e alle attività festive e rituali. La ricerca fotografica di Annabella Rossi, per esempio, documenta queste realtà e ci mostra il lavoro dell'antropologia italiana del Novecento. Opere e collezioni di beni demo etnoantropologici non si trovano solo qui, ma anche in altri grandi musei statali. Il dialogo tra musei dislocati su tutto il territorio e la messa in discussione di categorie superate, insieme a una revisione degli spazi espositivi, permettono al Museo delle Civiltà di ripensarsi radicalmente. In che modo? Si riordina. Si parte da un ripensamento e riallestimento delle sale per riflettere e valorizzare le giuste relazioni e collegamenti tra reperti delle collezioni. Si indaga. Per ogni reperto verrà eseguita una meticolosa ricostruzione della provenienza, così da accertarsi che ognuna sia arrivata al museo nel rispetto della cultura che l'ha generata. Vi sarà anche l'accesso libero, esteso e gratuito agli archivi, insieme all'ampliamento della già grande offerta pedagogica del museo. Inoltre, aree finora chiuse al pubblico saranno finalmente aperte. Si passa da un approccio alla cultura, vista come proprietà, alla comunione delle conoscenze, alla partecipazione di tante personalità dai profili più diversi nella vita del museo. Quello che si ottiene è un ambiente in cui le tracce di tante civiltà e culture differenti possono dare origine ad altro sapere.